Buongiorno, analisi, video analisi dei principali cambi del mercato del Forex e anche poi daremo uno sguardo alla fine per quanto riguarda il mercato dell'oro. Cominciamo con l'euro-dollaro, euro-dollaro che fino a poco fa aveva fatto registrato un minimo di seduta sotto 1,30, per la precisione andiamo a vedere il minimo è stato 1,29,93 e poi poco fa, un quarto d'ora circa fa, c'è stata la pubblicazione di alcuni dati americani, soprattutto le vendite al dettaglio, che sono state al di sotto di quelle che erano le stime degli analisti, e quindi c'è stata una correzione sul dollaro che stava guadagnando, farò vedere poi faremo una panoramica sui vari cambi contro dollaro americano, quindi c'è stato adesso il recupero del dollaro grazie a questi dati negativi per l'America e quindi per il dollaro, per la moneta USA. Però attenzione, come sempre, al doppio effetto, quello dell'ottica quantitative easing, perché ovviamente il dato negativo potrebbe rinviare di qualche periodo, mese, la exit strategy, quella che praticamente la Federal Reserve sta comunicando in questi giorni, che tanto sta movimentando i mercati, soprattutto quelle delle valute. Quindi un dato negativo potrebbe essere visto positivo in ottica appunto quantitative easing. Per il momento il dollaro, l'euro ha fatto quindi, ha avuto una buona reazione, ora sta rientrando, come potete vedere, a 1,30,40. Stesso discorso praticamente per la sterlina dollaro, che quest'oggi si era avvicinata alla soglia psicologica di 1,50, però adesso come potete vedere siamo sopra 1,51, quindi è rientrato per il momento l'allerta proprio in considerazione del fatto dei dati americani appena pubblicati. Certo è che dopo quanto accaduto mercoledì scorso con la minute dell'ultimo verbale, il verbale dell'ultimo meeting della Fed e le dichiarazioni di Bernanke dove è emersa una spaccatura all'interno della Federal Reserve, ha un po' scombussolato quelle che erano le analisi di breve e medio periodo. Quindi se torniamo anche all'euro-dollaro, dove eravamo in una fase di supporto, sul supporto in area sui minimi dell'anno 1,2775, c'è poi stata una correzione che ha avuto un movimento veramente al di fuori della normalità e quindi adesso diciamo che ha un po' scombussolato quelle che erano le analisi di medio e breve periodo. Si è fermato per il momento il movimento su 1,32, sta ritracciando, quindi praticamente tutta quella che era l'analisi fatta sulla soglia psicologica 1,30, una volta perforata, si è andata poi sui minimi dell'anno, vicinissimi ai minimi dell'anno, ora si ripresenta al discorso, anche se attenzione perché adesso questa spaccatura presente all'interno della Federal Reserve, questa divisione, potrebbe portare a nuovi sconvolgimenti del mercato delle valute, in base a quelle che saranno le dichiarazioni dei vari membri, chi a favore e chi contro appunto di questo quantitative easing. Quindi fate molta attenzione, come sempre, l'invito all'utilizzo degli stop loss. Dollaro yen oggi è tornato sopra quota 100, quindi 100 è questa linea, giusto per ricordare questa soglia psicologica, l'equivalente di 1,30 in questo momento per l'euro dollaro, non è un supporto, una resistenza, ripeto, ma solo una soglia psicologica dove al di sopra, al di sotto, una volta che si arriva a questi livelli, il mercato ha dei forti movimenti o di continuazione o di inversione del trend, quindi fate molta attenzione in questo momento, 100, uno spartiacque per quanto riguarda il dollaro yen, che quindi ha registrato un massimo di seduta a 100,48 e quindi adesso c'è questa trend line in area 100, appena sopra 101 e poi 102,3 la resistenza statica da monitorare. Anche l'euro yen invece ha già violato la resistenza dinamica, una trend line che parte dal massimo dell'anno, registrato lo scorso 22 maggio, e quindi sta approcciando adesso la resistenza successiva in area statica, quella in area 131, dopodiché si va verso i massimi 132,54. Passiamo velocemente anche al dollaro franco svizzero che prima di mercoledì era in una fase vicino a questa resistenza dinamica in area 0,9750 e poi 50 pips più sopra, quella statica 0,98, la correzione è stata violenta per il solito discorso, ripeto per l'ennesima volta dopo il discorso di Bernanke, e quindi l'accelerazione, c'è stata questa accelerazione ribassista e adesso con i dati macro negativi americani si è tornati sotto 0,95, così come anche per il dollaro canadese, che stava approcciando, aveva registrato qualche giorno fa, il 5 luglio esattamente, un nuovo massimo dell'anno e poi c'è stata la correzione, il forte movimento con le parole di Bernanke. Per il momento questa onda ribassista si è fermata su questa trend line che parte dal 14 giugno, così come potete vedere in basso.
Uno sguardo veloce adesso alle commodity currency, quelle australiane, attenzione che in quanto questa notte alle 3:30 ci sarà la minute, il verbale dell'ultimo meeting della banca australiana, banca centrale australiana, cambio AUD/USD che venerdì scorso ha registrato un nuovo minimo dell'anno appena sotto 0,90, non accadeva dal 1 settembre del 2010, oggi era partito positivamente sopra 0,91 e poi c'è stato un ritracciamento verso questo oramai che si è delineato supporto di breve in area 0,90-60-90-50 e con i dati negativi che ci sono stati americani, anche qui c'è stato un rimbalzo dell'australiano nei confronti della moneta USA, comunque attenzione perché il quadro è abbastanza delineato per quanto riguarda l'australiano. Allargando il grafico faccio vedere quello che è il livello, il supporto, il target di questa correzione che è partita dai massimi in area 1,06 e sul livello 0,875 adesso comparirà, ecco qui. Questo quindi è il target, almeno per il momento, il prossimo livello da monitorare per quanto riguarda l'australiano. Attenzione, come ripeto, alle 3:30, come detto poco fa, ci sarà la minute, il verbale dell'ultimo meeting della Banca Centrale Australiana, mentre poco prima, verso mezzanotte, mezzanotte e 30, adesso non ricordo esattamente l'orario, vi invito a verificare esattamente quella che è l'ora della pubblicazione, invece del CPI, per quanto riguarda Nuova Zelanda e con il neozelandese che ha strappato in occasione del mercoledì scorso con le parole di Bernanke fino a questa trend line, e adesso è ritornato e sta facendo i conti ancora una volta. Si ritorna su quest'altro invece, su quest'altro supporto dinamico che, come vedete, questo è un grafico giornaliero assestato, sosta, continua a sostare su questo livello oramai da diverse sedute. Quindi attenzione, comunque la eventuale violazione potrebbe spingere il neozelandese fino a 0,75. Chiudiamo con l'oro. Oro che viene da una settimana molto positiva, chiusa con un guadagno del 5%, però quello da inizio anno resta fortemente negativo, più di 20 punti percentuali. In questo momento, come vedete, è una candela rossa e siamo comunque vicini all'ex supporto in area 1315 dollari. Vedremo comunque se riuscirà a riprendere quota 1300 o se presto tornerà a correggere verso i minimi dell'anno sotto i 1200 dollari. Ricordo che è partito il servizio Forex Trader, quelle che appena avete visto sono delle analisi grafiche, se volete delle analisi più approfondite, operative, soprattutto con i livelli di ingresso ed uscita, potete abbonarvi a questo servizio, lo trovate all'interno del mio blog agirefxblogspot.it, basta cliccare su questo banner e troverete tutte le informazioni e le modalità di adesione. Così come sempre nel mio blog, corsi individuali. È possibile richiedere appunto un corso individuale sviluppato via internet dove farò vedere come vengono tracciati i supporti e resistenze che avete appena visto nella videoanalisi di oggi e anche delle strategie per lavorare, cercare i punti di inversione utilizzando le candele Kinashi oppure lavorando sulla forza, sulla rottura di questi supporti e resistenze di queste trend line che portano spesso a movimenti abbastanza veloci e rapidi in cui si possono ottenere dei guadagni interessanti. Quindi, come sempre, anche qui in questo caso, se volete maggiori informazioni potete contattarmi al mio indirizzo email renato.decarolis@gmail.com. E per oggi è tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione, buona giornata e buon trading.